Siamo pronti per il giro? 3, 2, 1, vai! Guarda che io devo fare proprio... Siamo! Allora, come stai, Matt? Benissimo! Mamma mia, che piacere vederti! Anche per me! Allora, senti, io vorrei cominciare subito da dove tutto è finito. Quando è arrivata la vittoria, il primo pensiero che hai avuto? Ah, il primo pensiero... Allora, non l'ho realizzata subito. All'inizio, si era appannato tutto, cioè mi ero bloccato. Era entrato... sai quando giochi alla PlayStation e si bugga? Magari non va bene il wifi e ti rimani là e non capisci niente. Ecco, io uguale. E non ci credevo. Sai quando sogni tanto una cosa, però non... dici, vabbè, non si realizzerà mai, è impossibile. È una cosa troppo grande per me. E quindi poi quando si realizzano non ci credi. Ed è stato così. Infatti l'ho metabolizzato dopo, penso, un paio di settimane. Strada facendo. Esatto, esatto. Tutto troppo bello, emozioni troppo, troppo forti. Cioè non si possono descrivere. È beh, difficile. Anche perché per te, insomma, amici, è stata anche un po' una lunga storia. Io aggiungerei anche d'amore, no? Perché insomma è cominciato l'anno scorso con una prima parte del periodo che comunque stava andando molto bene, poi hai dovuto interrompere a causa di una lesione e quindi in quel momento è un po' come se ti fosse sfuggito via, no? Un sogno. Come hai saputo reagire a quel momento in attesa poi del tuo rientro quest'anno? Perché non è stato un periodo semplice. Allora, no, è stato brutto. È stato brutto perché poi è entrata ad amici e io ero tutto... cioè volevo spaccare tutto, volevo spaccare il mondo, volevo dare il meglio di me, far vedere il meglio di me. E quando poi a una certa vedevo che non riuscivo più a fare ciò, era, non dico brutto, ma di più. Sono stato, penso, 2 mesetti a combattere e a cercare di mettermi in sesto, però purtroppo il piede... ha vinto contro di me. Senti, qual è stato, se c'è stato, il momento più difficile di questo lungo percorso? Parlo quest'anno naturalmente, perché insomma quello dell'anno scorso lo conosciamo bene. Guarda, brutti no, è stato abbastanza un percorso tranquillo. Poi cercavo sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno, cioè ho cercato di non abbattermi in nessuna occasione, neanche quando c'è stata magari un qualcosa di forte. Cercavo sempre di guardare il bicchiere mezzo pieno, poi io sono uno che va a dormire e il giorno dopo riparto più forte di prima. E momenti belli? Beh, più belli in assoluto, a parte la vittoria, non ce la mettiamo perché è abbastanza scontato. Il momento bello è stato rientrare. Perché? Perché io mi ricordo che la prima puntata di quest'anno, quando sono tornato, ero in corridoio con tutti gli altri, e mi dicevano, Matti, ma perché sei così agitato? Poi io sono uno che prima di entrare comunque sta un po' sulle sue, ragiona, ok Mattia stai qui, sei ad amici, devi fare la puntata, e quindi sto un po' per le mie. E tutti mi chiedevano, perché non ci conoscevamo all'inizio bene, ma perché sei così agitato? Tu dovresti essere abituato comunque a questo palco. E io ero quello più agitato di tutti, stranamente. Ma ero più agitato di me la prima puntata dell'anno prima. Cioè ero proprio, non lo so perché. E la cosa più bella è stato entrare e avere un'accoglienza che non mi aspettavo da parte di tutti. E è stato, all'inizio è stato veramente commovente. Infatti ho detto, se Maria mi fa ballare per prima non ce la faccio. Non ce la faccio. È stato bello ritornare e avere tutto questo calore da parte del pubblico, perché per me vale tanto. Beh, avevi già lasciato un grande segno. Cerco sempre di trasmettere qualcosa quando ballo. Io non ballo mai per me stesso, mai. Cioè cerco sempre, anche quando sono in studio, in un palco qualunque, di avere interazione con chi mi guarda, perché non ce la faccio. Infatti quando sto in sala da solo mi manca qualcosa. Ballo perché mi devo allenare, devo fare le cose mie, perché è giusto così. Però sento che mi manca qualcosa. Quindi vedere che tutto questo è stato apprezzato mi ha fatto tanto piacere. Quindi senti, rientro tutta la vita. Quanto è stato importante il rapporto con Raimondo? Cioè Raimondo al tuo fianco. Io ho apprezzato tanto il suo modo di fare con me anche in sala, il suo modo di farmi capire le cose, perché lui molte volte comunque si è arrabbiato con me, si arrabbiava con me per determinate cose. E mi ha insegnato tanto tutto ciò.
Raccontami anche per te, insomma, chiedo, Maria, quanto è stata importante in questo tuo percorso? Lei, la cosa che mi piace tanto, io penso che non l'ho vista nella mia vita in altre persone così tanto forte come la vedo in lei, è questa voglia di far arrivare dei ragazzi e far raggiungere i loro obiettivi ai ragazzi. Cioè questa voglia di far realizzare dei ragazzi. E la cosa più bella in assoluto e che nessuno vede è il tempo e quanto tempo lei perde insieme a noi fuori da tutto, fuori dal programma, senza telecamere, fuori da tutto. È stata la mia seconda mamma, se così si può dire, perché io poi con mamma ho un rapporto speciale. Quindi e tu con mamma hai un rapporto speciale e appunto parliamo un po' di questo rapporto, no? Perché poi tua mamma è un'insegnante di Zumba. Sì. Giusto? Esatto. Ecco, e tu praticamente come hai cominciato con i balli latinoamericani? Mm-hmm. Come ci sei arrivato? Attraverso la passione di tua mamma? Allora, in realtà è stato tutto molto naturale. Cioè, io ho sempre ballato, anche quando ero più piccolo. Mamma comunque mi metteva anche Tiziano Ferro, mi ricordo. E io ballavo. Fino a quando poi lei ha iniziato comunque a insegnare Zumba, a insegnare fitness in generale. E mi portava insieme a lei sempre. Io finivo la scuola, lei il pomeriggio tardi andava a fare lezione, in più palestre, e io la seguivo. C'era mamma, tutte le corsiste a cui faccio lezione, io qua. Mi muovevo insieme a lei, piano piano piano, sempre, sempre così, mi piaceva. A una certa, avevo 9 anni, e mi portò a vedere un collettivo, da noi siamo collettivo nel nostro mondo del latino, cioè delle performance. Mm-hmm. Alla fine dell'allenamento c'è la performance di tutte le coppie. Io andai là e vidi queste coppie che ballavano insieme e dissi, figo. Poi ero piccolino, avevo 9 anni, era una cosa nuova, gli dico figo. Poi c'è stata la prova ed è stato un crescendo, non è stato subito oddio. Sì, se non è stato un colpo di fulmine. Non è stato un colpo di fulmine. Lo hai scoperto man mano che l'hai praticato. Esatto, esatto, facendolo, a una certa mi trovava mamma che ballavo in casa, cioè aprivo il frigorifero e lo aprivo facendo una mossa di danza, quelle che mi insegnavano lì, i primi passi. Scendevo le scale e ballavo, facevo quello e ballavo, studiavo, poi io sono un iperattivo, cioè si deve muovere. Quindi quando studiavo, tra una pagina e l'altra dovevo alzarmi e bere l'acqua, dovevo fare cose. E io ballavo, mi mettevo là, ballavo un po' e poi tornavo a studiare. E quindi da lì è stato un crescendo, io non ne potevo più fare a meno. Cioè io aspettavo con ansia il momento che arrivassero le 5, le 6 per andare a scuola di ballo, perché poi sono uno anche che nella sua vita non ha mai avuto comitive di amici, cose con cui comunque passava tanto tempo. Sempre cioè, perché il dopo studio era la danza. Esatto, quindi io vivevo per andare lì e ballare, oltre allo studio. Poi c'è stato il mio primo campionato italiano, che ho vinto, poi ho vinto il secondo. Poi ho vinto il terzo. Poi hai vinto amici. Poi, sì. E quindi ho iniziato sempre a dire, dai, cioè, ho iniziato a dire nella mia testa, dai Mattia, però stai facendo bene. Vai avanti, continua. Poi siamo arrivati fin qui. Senti, questa vittoria di amici ti ha cambiato? Allora, diciamo che io sì, sono cambiato dopo l'esperienza in sé, non dopo la vittoria. L'esperienza che mi ha fatto crescere. Più che cambiare me, ha cambiato la mia vita. Non lo so. Raccontami proprio praticamente, quando tu sei ritornato a casa, che cosa è successo? Perché tornare alla vita reale sì. Non è facile, no? Dopo un'esperienza così lunga. Allora, la prima cosa è mi ha accompagnato l'autista, mi ha accompagnato in macchina
Io scendo con la mia coppa e trovo ovviamente i miei genitori, mi aspettavo di tornare lì in casa, invece loro stavano, esco, apro lo sportello e li trovo. Allora, trovo loro, c'erano i cani, c'era mio fratello, quindi abbracciarli con la sinistra, tenendo la coppa in mano con la destra, era proprio qualcosa di stupendo. E niente, poi ci siamo abbracciati, è stato un abbraccio intenso, perché mi sono mancati veramente tanto, tantissimo. Cioè, è stato, questa parte, questo aspetto è stato un po' tosto, perché purtroppo li potevo sentire per poco tempo al telefono e io mi fidavo di quello che mi dicevano, cioè mamma, papà, come sta? Mamma mi diceva sta bene, però io non potevo capire realmente come stesse. Certo, avevi paura che lei volesse solo tenerti, esatto, tranquillo. Infatti quando l'ho visto che mi è venuta a fare la sorpresa l'ultima settimana, l'ho visto straemozionato, però l'ho visto. L'hai visto, mi sono tolto un peso e mi sono vissuto anche l'ultima settimana meglio. Ho detto dai papà sta bene, papà mi sta guardando, papà è contento. Quindi l'ho vissuta meglio. Poi c'è stato anche Cree, che è venuto lì e si è fatto trovare fuori casa. Me lo ricordo, ho visto, insomma, un po' distante. Lui per me è un fratello, penso che lo sai, penso che lo sanno tutti. Ormai ce l'ho tatuato sulla mia pelle, è l'unico tatuaggio che ho. Quindi è stato bellissimo. Senti, come cambia la vita? Nel senso, adesso immagino che tu sia pieno, no? Di attività, di impegni. Come stai gestendo questo rapporto anche con tante persone? Insomma, tu c'hai quasi 500.000 persone che ti seguono su Instagram. Come gestisci questa popolarità che è arrivata tutta insieme? O magari non tutta insieme, perché insomma è partita già, no? Dall'anno scorso, però quest'anno è stata proprio un po' un'esplosione. Allora, io sono estremamente grato a tutte queste persone, lo dirò sempre, fino all'infinito, perché se ad oggi comunque sono qui, se ad oggi ho alzato quella coppa, è soprattutto grazie a loro. E ringrazio la vita, tutte le persone comunque che mi hanno votato, tutte le persone che mi hanno sostenuto. Diciamo che dentro eravamo in una bolla, no? Quindi io riuscivo a vedere qualcosa al telefonino, ogni tanto sbirciavo, però non riuscivo mai a vederle dal vivo, tranne che in studio. Certo, non avevate tanto tempo. Quindi avere un contatto con loro, poterli abbracciare, è estremamente bello. Soprattutto sentire persone che mi dicono: Matti, mi hai cambiato la vita. Matti, mi hai aiutato a superare dei momenti difficili. Matti, mi hai aiutato a uscire da determinati problemi abbastanza gravi. Tu comunque lì dentro sei ignaro di tutto ciò, no? Non ti aspetti che ballando puoi fare così tanto del bene delle persone. Quindi quando lo realizzi e quando te lo senti dire, ti senti bene, ti senti di aver fatto del bene a delle persone, per me è importantissimo. E questa popolarità ti ha portato anche sulla strada di Via Asiago, no? Sul Rai 2 con Fiorello. Devo dire, questo è un po' un segnale anche, no? di un successo che arriva. Come ti sei trovato? Com'è stata quell'esperienza? Allora, è stata bellissima. Poi Fiorello è un grande, io lo seguo, è divertentissimo. Cioè, così come in TV è fuori. Cioè, è proprio così divertente, ti butta sempre la battuta, ti fa sentire a tuo agio. È stato bello proprio, perché come esperienza è diversa. Io non ho mai ballato sull'asfalto, per strada. Poi alle 7 del mattino, alle 7 tra del l'altro, mattino, ricordiamolo. Cioè io mi sono svegliato quel giorno alle 5 e feci le prove, penso, alle 6 e mezza. Quindi sempre insieme a Benedetta. Sì, sempre insieme a Benedetta. Santa donna. Io non ti lascio immaginare. Cioè immagina io alle 6 e mezza in strada col sole a fare le prove. Conta che mi sono svegliato poi man mano. Il primo passo, già ho aperto il primo occhio, il secondo passo, ho aperto il secondo, ho detto dai, Matti, ce la fai. Ed è stato bello, perché come ho detto prima, non ho mai ballato per strada, è un'esperienza totalmente nuova ed è una figata, è stata una genialata. Infatti sono contento che abbia avuto tutto questo riscontro positivo, questo programma, perché è veramente figa come cosa. Sì, assolutamente. Senti, Benedetta, parliamo un po' di Benedetta, che è sempre al tuo fianco praticamente in questo periodo, no? Sì. Continuate a ballare tanto insieme.
Sì, no, io quando posso ballare con lei lo faccio stravolentieri, perché mi ha aiutato tanto, perché mi ha soprattutto aiutato a portare in scena quello che io so fare, quello che ho fatto finora prima di venire qui, cioè il ballo di coppia, perché io sono un ballerino di coppia, ho iniziato a ballare da solo qui dentro. Quindi sono io l'ho sempre ringraziata, la ringrazierò sempre per questo, la ringrazierò sempre perché comunque mi è stata vicina all'interno del programma. Lei, quando magari non potevo, mi cucinava qualcosina, mi veniva a dire: Mattia, come stai? Mattia, come non stai? Quindi sentivo una persona che era realmente vicina a me. Poi, non certo, soltanto professionalmente, non ma soltanto anche professionalmente, anche umanamente, esatto, questa cosa è bellissima. Poi ovviamente ci sono delle incomprensioni, come ci sono con tutti, però anche quelle rendono il rapporto più forte tra le persone. Quindi io sono veramente contento di aver finito il mio percorso insieme a lei, perché mi ha dato quel qualcosa in più, ha fatto veramente vedere quello che io so fare. E certo, perché non avevi mai perché avuto la possibilità te prima. Lo giuro, con questo plexiglass io non ce la facevo più. Lo so, infatti, non riuscivo durante il pomeridiano a esprimermi al meglio, perché ballavo da solo e non l'ho mai fatto. In più c'era il plexiglass che mi divideva la sala, quindi io mi sentivo proprio intrappolato. Però non ci pensiamo più, perché adesso poi e quindi il serale... lei mi ha aiutato tanto. Sei riuscito proprio a raccontarti 360 sì. gradi. E senti, che cosa c'è nel tuo prossimo futuro? Mattia, mi puoi già anticipare qualcosa? Che cosa ti aspetta per quest'estate? Allora, io spero, penso sia così. Sarà un'estate calda, lo spero. Calda non solo dal punto di vista meteorologico. Anche però dal punto di vista meteorologico, però non solo. Calda in generale. Poi il punto di vista meteorologico fa sempre bene. No? Assolutamente. Quando guardiamo il sole, quando ci svegliamo e guardiamo il sole, siamo pure più felici. Certo. Piena di musica, piena di ballo, piena di incontri. Piena di incontri. Con le persone che mi vogliono bene. E adesso ce ne sono parecchie di persone che ti vogliono bene, eh? Quindi insomma sarà, sarà molto complicato. È arrivato il momento anche per te del dimmi di più. Sono 6 domande che io faccio. Vai. Io sono a una frana, tutti i ragazzi. Non ti preoccupare, c'hai tempo per pensare, quindi se non ti viene in mente qualcosa non ci sono problemi. Il passo a due dei tuoi sogni. Se potessi scegliere un partner o una partner con cui ballare, puoi anche volare alto, eh? Con chi ti piacerebbe ballare? Passo a due. Sì. Aiuto, difficile. Vedi, io vado nel pallone. Anche una pop star potrebbe essere, io vado nel pallone queste domande. Non sai quelle altre. Oddio. Aspetta, eh. Tranquillo, non andiamo di fretta. Passo a due. Guarda, ti posso dire la verità. A me... io avrei tanto voluto fare un passo a due con Francesco. Sincerissimo. Per carità, è... con Franci. Peccato, peccato, perché effettivamente è successo, no? Tutto il periodo pre-serale, che comunque insomma anche nel serale... sarebbe stato complicato con un professionista. Mm-hmm. È stato possibile grazie a Benedetta, perché sì, è entrata facendo già parte della casetta, no? Però effettivamente sarebbe una gran bella parte. Sì, mi avrebbe fatto piacere anche fare qualche passaggio insieme a lei. Infatti gliel'ho detto subito. Vabbè, mi dispiace. Però non si sa mai. Non nel si futuro sa mai. Non bravo, si sa mai. Bravo. Senti, un'abitudine strana che tu hai, che però non conosce nessuno. Conoscono solo le persone che proprio sono molto molto vicine a te. Un'abitudine che ho, allora, ne ho un po'. Una... durante la giornata. Un'abitudine buffa, durante un piccolo vezzo, un qualcosa che tu fai e che conoscono solo le persone che ti sono particolarmente vicine. Ho una mania,
Mi devo lavare spesso i denti, ogni 3 secondi. Ti devi lavare spesso i denti? Quante volte al giorno te li lavi? E ogni volta che mangio qualcosa mi devo lavare i denti. Anche un chewing gum? No, il chewing gum no. Però una caramella? Però tipo se un dolcetto, una barretta, mi devo subito lavare i denti. Non so, il tuo, sto il male, tuo numero, sto male. Il numero di volte in cui ti sei lavato i denti in una giornata? Beh, capita anche 6-7 volte. Raramentissimo. Vabbè, però. Però è capitato. Ma lavare i denti è una sana abitudine. È una sana abitudine, però, solito, però diciamo, io sto male, tipo quando sto fuori e non c'ho spazio per portare di mano, sto male. Quindi questa è una delle mie abitudini. Una cosa che piace a tutti e che non piace a te. Una cosa che piace a tutti che non piace a me. Io non so bravo a queste cose, Lorella. Io non so bravo. Qualcosa, per esempio, in alimentazione. C'è qualcosa che a tutti piace? Per esempio a me mi hanno detto, non so, mi hanno già risposto la Coca-Cola, il formaggio. Cioè delle cose che piacciono tanto a tutti, ma tu invece non le sopporti proprio. L'alcol. L'alcol. Tu proprio, ma sei astemio? Io sono astemio. O bevi pochissimo? Sono astemio. Guarda, ogni tanto mi capita proprio quando sono in compagnia un drink, ma sono, cioè tipo vino, birra, tutte queste cose qui che ad oggi, cioè tipo tutti i miei amici comunque le bevono. Certo. Io non ci riesco, non mi piace. Quindi questo. Mi sembra molto, molto buono, insomma, poi per il sì, mestiere che fai. Sì, no? Sì, poi comunque, io sono uno anche che ci tiene tanto alla molto, salute. Molto salutista. Tantissimo, tantissimo. Qual è la cosa che ti fa più paura in questo periodo, Mattia? Allora. Se ce l'hai una paura, non è detto sì, che. Sì, sì, certo, specialmente in questo periodo più di una. Poi uscito da amici, comunque sei un po' frastornato. Ce ne sono parecchie di paure. Una di queste è sicuramente quella di. Di perderti un po'. Cioè di perdere un po' il tuo baricentro. Sì. Di. Sì, di perderti col tempo. Questa è una cosa che non voglio che avvenga. Adesso un'altra domanda che ti metterà in difficoltà. Tu sei su un'isola deserta. Puoi portare con te 3 cose. Che cosa scegli? Scarpe da latino. Figuriamoci, con tutto il caldo, la sabbia, tu con no, le tue vabbè, scarpe, cioè, con i tacchi. Cioè sicuramente vai. Ci sarà una pedana. Una dove pedana, la trovi una pedana cosa. Sull'isola deserta? Vabbè, la proprio costruiamo. Deserta, deserta. Vabbè, è un'isola deserta. Va bene, allora non me le porto. Non me le porto, ballo scalzo. Vabbè, sicuramente musica. Musica, quindi musica, insomma, una radio. Ma sì, un po' di reggaeton, sai, carino. Certo. Ci faccio un samba in riva al mare, col tramonto. Perfetto. A me piace un sacco ballare col tramonto. Ho messo una storia ieri che ballavo col poi, tramonto. Poi, musica. Musica. Poi, un telefono con cui posso sentire la mia famiglia. Solo come state. Mi basta quello. Però devo quindi un minimo di contatto con l'esterno. Con la mia famiglia, devo avercelo. E poi? E poi come terza cosa mi porterei non è una cosa che mi porterei, cercherei di avere meno pensieri possibili. Una cosa mia, non è una cosa materiale. Cioè qualcosa una nell'affrontare questa esperienza. Esatto. Meno avere pensieri. Il cuore più leggero. Esatto, meno pensieri possibili. Mattia, per lasciarci, se tu pensi a fra 10 anni, come ti vedi? Io tra 10 anni spero di vedermi felice, spero di vedermi in salute. E già avendo queste 2 cose non puoi chiedere altro. Quindi il resto te lo puoi costruire da te. Il resto sì, poi io sono uno che quello che la vita mi dà prendo. Se c'è salute e felicità Mattia, si sta a posto. Tanti, tanti auguri, grazie. Grazie mille a te, è stato veramente un onore. Ma posso salutare? Per me. Posso salutare? È certo sì. Che puoi salutare. Grazie per averci seguito, io vi mando un bacione e soprattutto... Non si dire, molla? Lo diciamo insieme? Sì. 3, 2, 1... Non si molla!
Grazie, Lu.